amici del Coffee Break, per questo appuntamento nell'ultima settimana di Quaresima, che riguarda sempre il tema della pace, per la nostra pausa di oggi ho scelto un testo tratto dal primo testo del Nuovo Testamento, la prima lettera ai Tessalonicesi, scritto autentico dell'Apostolo Paolo, che noi possiamo datare intorno al 50 d.C. Al capitolo quinto di questo testo vi è contenuto il versetto per la pausa caffè di oggi e dice così: Il Dio della pace vi santifichi interamente e tutta la vostra persona, spirito, anima e corpo si conservi irreprensibile per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo. È del capitolo quinto il versetto 23. Che cosa ci dice? Ci dice che la pace è l'aggettivazione di Dio, il Dio della pace. Questa comunità è una comunità che ha accolto il Vangelo dentro grandi tribolazioni. È una comunità che si interroga sulla venuta ultima del Signore, si chiede soprattutto quale sorte abbiano coloro che sono già morti prima che appunto tornasse il Signore. Ebbene, l'Apostolo Paolo dà un'indicazione bellissima proprio alle battute finali. Questo Dio della pace santifichi interamente il credente. È un'invocazione, è una preghiera, è l'espressione di una fiducia, cioè che tutto, spirito, anima e corpo, queste tre parti dell'intera persona umana, così come era consuetudine pensarla in una certa cultura del tempo, possano essere irreprensibili per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo. Irreprensibili in che senso? Nel senso che tutta la nostra esistenza, tutto quello che noi facciamo, tutta la nostra intera vita possa essere resa santa dal Dio della pace. Allora sì, la pace diventa in maniera estensiva dono di Dio comunicato a tutta la nostra persona e a tutta la nostra vita. Credo che con questo buon pensiero possiamo prenderci oggi il nostro caffè.